Thank you for being here. It's a pleasure to be here in San Luis again. Bene, grazie allora, grazie a voi e a tutti voi di essere qui e per me è un piacere essere di nuovo a San Marino. The title of my talk is "The Puzzle in UFO," which is short for Unidentified Aerial Phenomena. Allora, il tema della mia presentazione è il puzzle nucleare e il fenomeno UAP. I'm going to start in 1994. I was retiring from the Federal Aviation Administration as an aircraft engineer. Allora, cominciamo con il 1994, quando io mi stavo, ero in procinto di andare e ritirarmi praticamente dalla ente federale delle aviazioni civile degli Stati Uniti. And I decided to become a mathematics teacher. E decisi di cambiare lavoro e di divenire un professore di matematica. I was at the University of Washington in Seattle at the bookstore. Quindi mi trovavo all'Università di Washington, a Seattle, praticamente nella libreria. When I came across this book called Above Top Secret by Timothy Gray, a British author. Quando trovai nella libreria questo libro che vedete qua, che si chiama Above Top Secret, cioè Oltre il Top Secret, scritto da Timothy Good, che è un ricercatore inglese. E insomma, mi sembra interessante, quindi l'ho preso, l'ho aperto. E sono capitato su una pagina, pagina 301 per la precisione, su in un libro di oltre 500, and on that page was a paragraph, e in quella pagina c'era un paragrafo which said in 1966 and 1967, che diceva che nel 1966 e nel 1967 UFOs came over missile sites and disabled missiles. Degli UFO si manifestarono sopra una base nucleare e disattivarono dei missili nucleari. Of course I was very surprised because I had been ordered never to speak of this and it sounded like my event. Oh, naturalmente io rimasi molto sorpreso da questo fatto perché mi ha ricordato appunto l'evento di cui fui testimone e del quale io promisi, cioè letteralmente firmai un accordo di non disclosure che appunto mi impediva di parlarne, cosa che ho sempre fatto, cioè non ne ho mai parlato. So I went home very excited to tell my wife. Così sono andato a casa molto eccitato e ho raccontato questo fatto a mia moglie, for whom I had never spoken about this before. Con la quale non avevo mai fatto alcun cenno di questa faccenda prima. And now I want to honor my wife. Quindi voglio onorare mia moglie. We have been married almost 55 years. E ormai siamo sposati da 55 anni. Veniamo al business della base nucleare. Quindi questi punti neri che vedete
sono alcuni dei centri di controllo del lancio dei missili nucleari. Non è tutta la base della cronaca questa, è solo una parte. And the small dots represent where the missiles are located. Quindi i punti più piccoli, che sarebbero tipo questo qui, questo qui, questo qui, sono proprio i luoghi dove i missili erano, dove si trovano i missili. So I want to describe the facilities where I was located. Allora, adesso vi parlerò un poco della struttura dove io prestavo servizio. So this is called the Launch Control Center. Questo è il centro di controllo di lancio. And you see the front gate is about 12 feet high, 12 feet. Quindi vedete questo cancello di ingresso che è alto circa 4 metri e mezzo, 5. And our crew was located underground about 18 meters below the ground. Allora, qui invece sotto vedete 18 metri sottoterra, In qui concrete capsule, concrete and steel with a very large floor protection. quindi questo è il vero e proprio centro di lancio che si trova a 18 metri sottoterra, incapsulato in questa struttura di acciaio e cemento armato. And here we have all the controls for launch and control of the missiles. Quindi qui c'erano tutti quanti i controlli per il tutti quanti i comandi per il lancio e il controllo dei missili. And this is where the missiles were located, about a mile or two away from this facility. E questo che vedete qui è praticamente il disegno del silos interrato naturalmente del missile che si trovava a diverse miglia di distanza dal centro di controllo qui sotto. So here's the missile underground, and also here's the top of the cover for this missile silo. Quindi quello che vedete appunto è il missile inserito nel silo e quella sopra è la copertura che scorre praticamente, che copre appunto il silos. So of course this would come off at launch. Quindi questo naturalmente al momento del lancio viene fatta, quella copertura viene fatta scorrere via su un binario. I want to mention this weighs about 20 tons. Ora, questo è il caso di menzionare che questa copertura pesa almeno 20 tonnellate, poi vedremo perché. On March 24, 1967, I was on crew duty with this man, Colonel Frederick Mywald. Allora, il giorno 24 di marzo del 1967 ero in servizio assieme a questo signore, in questo colonnello, il colonnello Frederick Mywald, praticamente, erano in turno insieme, questo è lui, appunto, Robert, che vedete qualche anno fa, e perché bisogna dire una cosa, gli ufficiali addetti al lancio erano sempre in due, quindi è normale che nel momento ci fossero sempre due persone nella struttura per il lancio, quindi erano loro due. And this is our control panel. You see a bank of bullets for 10 missiles. Quindi vedete, questo qui era il pannello principale di controllo per il lancio dei missili nucleari. Questo gestiva un insieme di 10 missili. The top light was usually green, which meant it was ready for launch. Allora, le luci che vedete l'indicatore luminoso nella parte superiore, normalmente erano verdi, che indicava che i missili erano tutti pronti al lancio. This area right here is the launch console where we would insert keys. Allora, quella che vedete qui a destra era la console di lancio dove venivano inserite le fatidiche chiavi, poi venivano girate per attivare il lancio. So it took me a while to locate Colonel Mywald. I had forgotten a lot. I had forgotten
Allora, nel frattempo era passato molto tempo, avevo dimenticato anche diverse cose, quindi ci volle non poco tempo per rintracciare appunto il mio collega che non avevo. So I have to go many details for the location and the avevo dimenticato dei particolari che sono stati importanti, tipo il luogo specifico dove ci trovavamo. And so when I located in 1996. Quindi nel 1996, quando riuscì poi a individuare il posto, he recalled the name of the location, it's called Oscar Flat. Quindi, anzi lui, il colonnello, il suo collega, ricordò che il nome codice della struttura era Oscar Flight, questo era il nome di quella struttura che gestiva gli egizi. And this was an important detail, of course, because I had forgotten that there was another incident a week earlier. E questo è un dettaglio importante perché poi nel frattempo avevo dimenticato, e poi mi sono ricordato, che un incidente simile si era verificato una settimana prima. Ecco qua. A un'altra struttura simile, che faceva parte della stessa base, che si chiamava Echo Flight. So you see here on the map, quindi vedete sulla mappa, here's where we were located. Questo è la Oscar Flight, dove mi trovavo io. And this is Echo Flight. E questo è Echo Flight. On March 16, 1967, this man, Colonel Walter Fiegel, now retired, still living. Ora vedete questo signore, è il colonnello in pensione Walter Fiegel, che comunque è ancora vivente. Was in command. And I'll just play a bit of the audio of what he told me in a phone call. Allora, lui era al comando, yes. Lui era al comando dell'altra struttura che abbiamo visto prima, la Echo Flight. E adesso vi faccio sentire l'audio di quello che mi aveva detto al telefono. Deve mettere il cavetto. Deve mettere il cavetto, Okay, I'll just briefly tell you what he told me. Quindi vi dirò brevemente quello che lui mi disse. He was on duty when with two of the launch facilities of the missiles were undergoing maintenance. Allora lui era in servizio in un momento in cui due di queste strutture di lancio venivano effettuati dei controlli tecnici. And the maintenance crews called in. E il personale di manutenzione lo chiamò. And after he saw that one of the flights, one of the missiles had gone down or was not operable. Quando si rese conto che uno dei missili era diventato non operativo. And he asked them what was going on because they were supposed to get his permission before they started. E praticamente gli chiese al personale di manutenzione, ma che cosa sta succedendo? Perché se succede una cosa così me la dovete notificare immediatamente. And that's what they told him, there was an object directly above them, a light, a very bright light. E appunto gli disse che se in quel momento proprio c'era un oggetto stazionante, un oggetto molto luminoso, praticamente c'era questo oggetto che si trovava immobile al di sopra del silo di lancio di questo missile. And at that point when they first saw it, that's when the missile shut down. E proprio quando l'oggetto si è manifestato, si è presentato su quel silo del missile, proprio in quel momento il missile è andato fuori controllo, cioè è andato offline. And the same statement came from the next site. There were two sites, two missile sites, two maintenance crews. Quindi c'erano questa manifestazione di manutenzione stavano andando avanti in due strutture
separate per il lancio dei missili. And immediately after that, they said that all of his missiles were disabled. E dopo questo si verificò che poi non solo uno, ma tutti quanti i missili che quella struttura controllava furono resi inoperativi. Allora, abbiamo fatto delle ricerche e siamo riusciti a trovare appunto quella che è stata la spiegazione di questo problema. And in all cases, it was guidance and control system failure. Ora si è compreso che il guasto che aveva reso inoperativi tutti questi missili era per tutti quanti nel sistema di controllo e guida, come lo vediamo oggi, il navigatore. So I should tell you about my incident. Quindi io prima di tutto vi dovrei raccontare il mio incidente, quello poi ho sentito in prima persona. Again, confirmed this with my commander, and I spoke to him on the phone. I have an audio tape. You can go to my website, which I will give you that. Comunque appunto questa registrazione di questa telefonata con il mio collega, il comandante colonnello che abbiamo visto prima, lo potete trovare se andate sul mio sito web, lì c'è proprio l'audio della registrazione. In the evening of March 24, 1967. Nella sera del 24 marzo del 67, I received a call from my guard, my main guard upstairs, security guard. Allora, lui si trovava sotto nella struttura di 18 metri, sottoterra, e a un certo punto, all'improvviso, riceve una chiamata dalla sicurezza, dalle guardie di sicurezza che si trovavano sopra, vicino all'entrata. And he reports strange lights in the sky, flying overhead, very fast, stopping there, reversing course, making 90 degree turns. E questa, appunto, questa guardia di sicurezza che lo aveva chiamato sul telefono riferiva alle strane luci che vedevano vicino alla base, che venivano con grande velocità, ma eseguivano manovre molto brusche. And no engine noise. No engine noise. E non c'era senza nessun rumore, tutto in perfetto silenzio. And he said, sir, they're not airplanes. E gli disse, guardate, questi non sono aeroplani. And I said, what are they? And he said, he didn't know. E io gli dissi, ma cosa pensi che sono? E lui mi rispose, non lo so, non c'ho proprio idea. So I thanked him for the report, but I was not really interested. Quindi io l'ho ringraziato per appunto avermi avvisato di questo, ma effettivamente non ero molto interessato a questa faccenda. And so we hung up the phone and then he calls back in 5 minutes. Quindi allora poi ho chiuso, mi ha messo giù ancora il telefono, dopo 5 minuti mi chiama. And this time he's screaming into the phone. E urlando, letteralmente urlando al telefono. He's babbling, he's not making any sense, he's screaming very loudly, I can't understand what he's trying to tell me. Insomma, questo praticamente era talmente eccitato, parlava talmente urlando proprio, concitato, che non riuscivo nemmeno a capire all'inizio cosa volesse dire. So, when I calm him down, he says there is a bright orange object hovering above the front gate. Quindi quando riuscì un attimo a riprendersi e calmarsi, gli disse che c'era un grande oggetto luminoso di colore arancione che stazionava al di sopra dell'ingresso della base, quello che abbiamo visto prima. It's about 50 feet in diameter, pulsating. Quasi una ventina di metri di diametro, con una luce arancione pulsante. It is difficult for him to see inside the light, but thinks he can see oval shape. Dice che era difficile, a causa della luminosità intensa, riuscire a capire, ma gli sembrava di vedere comunque, di intravedere una forma di tipo ovale.
And he asked me, what do I do? E mi chiese che cosa devo fare. He had all the security guards outside with their rifles pointed at this object. Lui aveva tutte quante le guardie del suo plotone, tutti fuori con i fucili puntati a questo oggetto. I think he probably wanted me to say fire. E penso che magari si aspettava che io gli dicessi sparate, fuoco a volontà. But I simply said, ensure the security of the facility. It is your job to make sure nothing enters a location. Ma io gli ho detto, curate la sicurezza della struttura e accettate di fare in modo che nessuno entri in questa struttura nostra. And then he said he had to leave because one of the guards was injured and he had to hang up and go see the room. Quindi dovete chiudere rapidamente chiudere perché gli ho aggiunto la notizia che una delle guardie si era ferita. So he hung up the phone. Quindi chiuse il telefono. And the first thing I did was I looked over at the panel and showed the status of this. Quindi la prima cosa che feci, un po' per istinto, aggiungo io, fu quella di buttare un occhio al pannello, quello che avevamo visto prima, che è quello che illustrava lo stato di tutti i missili. And then I went to speak to my commander, who was taking me out of rest. Quindi dopo chiamai il mio comandante, che si stava riposando in quel momento. I started to tell them about the telephone calls. Ho cominciato a raccontargli delle telefonate che avevo ricevuto. But before I could speak, ma prima ancora che riuscissi di finire il discorso, we heard a loud horn go off, and we both knew what that meant. It meant there was a problem with one of the missiles. Quindi praticamente la mia, non avevo nemmeno finito il discorso, che a un certo punto partì un allarme, praticamente un allarme sonoro molto forte, che indicava che c'era un problema almeno uno dei missili. So we both get up and go to our posts and start the checklist. Quindi ci siamo precipitati tutti e due praticamente ai nostri posti di combattimento, per così dire, e prendendo le checklist per fare tutti i controlli. And within seconds, all 10 missiles went down. E nel giro di letteralmente pochi secondi tutti quanti i missili andarono fuori uso, cioè offline. Again, guidance and control system. Yes, we do have a way of checking. We press a button and it says. Quindi loro si resero conto praticamente perché c'era un modo appunto di controllare tutti i vari sistemi, fare un check di tutti i sistemi. Che per tutti quanti i missili il problema era la disattivazione del sistema di navigazione, navigatore. And we also had two lights at two of the launch facilities indicating possible intrusion. E oltretutto, oltre a questo, avevamo due indicazioni del sistema di intrusione che indicavano che in almeno due punti si stava verificando una intrusione da parte di qualcosa, qualcuno. So we sent guards to those two missile locations. Quindi abbiamo subito mandato delle guardie a queste due missili separati di missili. And they saw UFOs there also. E anche loro osservarono degli UFO che stazionavano sopra questi due missili. And in fact, on the way back, they lost radio contact. E per la cronaca, tornando, loro persero proprio il contatto radio, non potevano usare la radio. And again, we were very frightened. E insomma, era una situazione molto preoccupante. So my commander confirmed all of this information in this phone call. Quindi il mio comandante ha confermato appunto tutto questo che io gli ho detto nel corso di quella telefonata che abbiamo detto prima che è registrata. E ho anche, oltre alla telefonata, ho anche fatto una lettera che conferma tutto questo che ho ricevuto da lui. This is one of the documents we received when we requested that the Air Force that
praticamente che era stato tenuto ai sensi della legge sulla libertà di informazione degli Stati Uniti, cosiddetto FOIA, e perché appunto allora avevano fatto una richiesta ai sensi di questa legge, e questo praticamente è uno dei documenti che hanno rilasciato, perché tramite la legge si può chiedere il rilascio di documenti, quindi questo è uno di questi. One of the first documents we received was this telegram. Quindi uno dei primi documenti che hanno ricevuto è un telegramma di cui avete parte qui. And the first part says, and we'll read it, all 10 missiles in Echo flight at Nostrum lost strategic alert within 10 seconds of each other. This incident occurred at 845 on March 16th. Ecco, vedete qua praticamente in questo qui è un telegramma in cui si fa stato, dice che tutti i 10 missili nell'Echo Flight nella base di Malmstrom hanno perso lo stato di allerta strategica nel giro di 10 secondi praticamente. Questo incidente si è verificato alle 9.45 ora locale del 16 marzo del 67. Ad oggi tutti i missili sono ritornati nel normale stato di alerta strategica. And the second portion I have listed here is... Mentre la seconda porzione che io ho evidenziato qui dice: they did not know why these missiles failed at this point. I'm talking about the definitive reason. The fact that no apparent reason for the loss of 10 missiles can be readily identified as cause for grave concern. So the Air Force headquarters was gravely concerned. Ora, questo è un telegramma che viene dal quartier generale dell'aeronautica degli Stati Uniti, e appunto dice il fatto che senza nessuna ragione apparente si sia verificata la perdita di controllo di 10 missili può essere definita con certezza causa di grave preoccupazione a questo quartier generale. Dobbiamo avere un'analisi approfondita per capire la causa e porre in atto delle azioni correttive, e dobbiamo sapere tutto questo quanto prima possibile. I want to emphasize, when the maintenance crews went out to see about our missiles and bringing them back to work status. Ora vorrei far notare una cosa: quando il personale di manutenzione è andato a intervenire per cercare di verificare il guasto, eccetera, comunque assicurarsi che tutti i missili fossero in perfetta condizione operativa, they found no damage to the equipment. Non trovarono nessun danno, gli apparati non avevano nessun danno. There was nothing burned out, everything was operable. Non c'era nulla, nessun potere di cortocircuito, non c'era, tutto quanto funzionava perfettamente come doveva. Now this telegram also asked that Boeing start an investigation, and of course the Air Force started their own investigation. The main support manufacturer is Boeing. Quindi ecco, questa è da notare che il produttore di questi missili era la Boeing, quindi ci fanno anche gli aerei, e che appunto era richiesta dalla, come avete visto, era richiesta un'azione urgente da parte del produttore per verificare tutto quello che è successo. We received this document also, was a description of a discussion about the Echo Flight incident. Ora abbiamo anche ricevuto abbiamo ricevuto anche questo documento che faceva parte di una discussione su quello, appunto, sulle possibili cause di quello che si era verificato. It says rumors of unidentified flying objects, UFO, around the area of Echo Flight in time of the fall were disproven. They don't explain how you disprove the rumor, but that's what it says. Quindi dice che praticamente le voci di oggetti volanti non identificati attorno all'area dell'Echo Flight al momento del guasto
sono state, come si dice, confutate, praticamente, però dice che sono state confutate, ma non dice come. Of a mobile strike team which can check all the River Flanks LS launch facilities on the morning of 16 March was questioned. Now, November flight was not Echo flight. Allora, qui è scritto che il questo team di, diciamo, team di pronto intervento, chiamiamolo, che aveva controllato tutte le strutture di lancio del Flight November, la mattina del 16 marzo 67, sono stati interrogati e hanno riferito che non è stata osservata alcuna attività diversa dal solito. Però attenzione, qui parla del November Flight, mentre il problema si era verificato al Echo Flight. So, I wrote a letter to the man that created this document. Quindi ho scritto una lettera a colui che ha prodotto questo documento. His name is David Gamble. Che il cui nome è David Gamble. He was simply an airman that produced this document every three months. It was a report to headquarters. Quindi questo documento faceva parte di un report periodico che questo, appunto, secondo la prassi veniva fatto ogni tre mesi. And I quoted in those portions you just read, e gli chiesi dei chiarimenti in base su questa porzione che abbiamo appena visto. And he stated in his letter to me, he said, e nella risposta scritta che gli inviò, disse: I don't recall interviewing the mobile strike team or anyone in the radar squadron. E lui disse: io non ricordo di avere mai intervistato nessuno nella squadra di rapido intervento o operatore radar. Well, that's an interesting statement about the radar squadron because I never mentioned the radar squadron at this point. È interessante che questo signore abbia menzionato il radar perché lui non aveva mai chiesto, non aveva mai parlato di radar praticamente in questa. Later I will speak about the radar squadron. Poi dopo vedremo dopo per quanto riguarda appunto l'aspetto radar. He goes on to say, what I do recall is that there was a general unwillingness to discuss the subject by anyone I contacted. Di quello che mi ricordo invece era che c'era una generale mancanza di volontà di parlare di questa faccenda da parte di tutti coloro che io avevo contattato. And then he states next to the last paragraph, e nel paragrafo successivo dice: there were two times that I recall when sections of the history were scrutinized and changes beyond editorial were made. In other words, they changed what he wrote. Quindi praticamente quello che dice, che è menzionato qui, ci sono state due volte dove io mi ricordo che alcune sezioni, alcune parti di questa storia furono prese, esaminate e furono fatte proprio la storia fu modificata letteralmente. These were the UFO sightings history. E queste praticamente queste porzioni dove furono fatti dei cambiamenti, delle alterazioni, furono quella dell'avvistamento, la storia dell'avvistamento dell'UFO. Therefore, we have the airman who wrote this official document admitting that there was a history of UFO reports and not an air force. Quindi praticamente c'era proprio una vera e propria, quello che è stato coperto, perché c'era una vera e propria storia di avvistamenti nella base di Malmstrom. E comunque c'era anche un problema qui sotto, dice, nel morale proprio del personale nel gruppo di intercettori.
This is another part of the document we received. Questa è un'altra parte del documento che ho ricevuto. And it goes in more detail as to the Air Force investigation of the cause of failure. Quindi questo tratta un po' più in dettaglio l'indagine che l'aeronautica aveva fatto proprio a livello tecnico sui possibili problemi di questa disattivazione dei missili. It says the opinion of the team. Dice che l'opinione di questo nostro gruppo was that external generated signals che ci sono stati dei segnali prodotti dall'esterno generation of these two channels and shut down the launching circuit. Praticamente la disattivazione dei missili è stata dovuta a dei segnali generati dall'esterno. Admitting that there was nothing internal about the equipment that caused the shutdown, it was external. Quindi non c'era nulla, nessun problema interno agli apparati che possa aver provocato questo. Si è trattato di qualcosa che ha avuto un'origine esterna. It goes on to say the possibility of this is very remote. Dice che la possibilità che questo succeda è molto, molto remota. Due to the fact that all 10 couplers would have to fail in the flight within a few seconds of each other. Cioè, perché praticamente il fatto che tutti i 10 sistemi di controllo vadano offline nel giro di pochi, questa è una possibilità molto remota. So we were able to contact two engineers from the Boeing investigation team. Quindi noi siamo riusciti a contattare due dei tecnici di questa squadra della Boeing che era stata mandata a controllare i sistemi. And asked if there were any tests. E gli abbiamo chiesto se avevano effettuato dei test. And they admitted they had done a test on what they call a logic coupler. It's part of the guidance system. We had an inertial guidance system, so it's part of that guidance system. Quindi loro praticamente gli stanno chiesto se hanno fatto dei test, loro hanno detto sì, noi abbiamo fatto dei test sui cosiddetti accoppiatori che sono una parte del sistema di guida inerziale di questi missili di navigazione. And they wrote to us in letter. E ci hanno scritto, proprio per iscritto. And stated a 10 microsecond pulse. E loro hanno menzionato praticamente un impulso della durata di 10 microsecondi, minus 10 to 0 volts. Impulsi della, diciamo, di tensione, da livelli di tensione da meno 10 fino a 0 volt, cause the temporary interruption in the logic coupler. Effettivamente causare l'interruzione, l'alterazione di questo dispositivo di accoppiamento che abbiamo visto. And this caused the shutdown because it shut down the proper operation of the navigational system. E questo potrebbe appunto mandare in tilt il sistema di navigazione dei missili. They go on to say. E continuano dicendo this would require a magnetic field of great intensity to bypass the shields of the cable line. Allora abbiamo detto che praticamente un impulso di questo tipo sarebbe sufficiente a mandare in tilt il sistema di navigazione dei missili, però per avere un impulso di questo tipo occorrerebbe avere la presenza di un campo magnetico di grande intensità tale da praticamente superare gli schermi dei cavi, tutti i cavi di controllo hanno degli schermi, quindi ci vorrebbe veramente un campo magnetico di grande intensità per poter fare questo. Quindi questi cavi di controllo erano di questa dimensione, 30 cm abbondanti, erano molto grandi e pesantemente schermati. And each had three forms of protection from electromagnetic interference. E naturalmente ciascuno di essi aveva protezioni contro le interferenze elettromagnetiche
non una singola, ma aveva una tripla protezione contro le interferenze elettromagnetiche. So they were triply shielded against any sort of input from an external source. Quindi erano schermati in modo triplo contro qualsiasi concepibile sola fonte di possibili interferenze. And the expression they used is very remote possibility. E la espressione che loro hanno usato è che la probabilità di questo guasto che succeda a tutti i 10 missili nel giro di pochi secondi è estremamente remota. This is the kind of term we use in the aerospace industry. I work for the Federal Aviation Administration with the regulations for over 21 years. Quindi questa è la terminologia che loro usano, io ho lavorato anche nella rete della versione civile che conosco bene queste terminologie. So if you want to put a probability number of this happening, it was 1 × 10⁻⁹. Quindi praticamente se vogliamo attribuire una cifra di probabilità affinché si verifichi quello che è successo, cioè di 10 missili disabilitati, la probabilità che questo succeda è 1 × 10⁻⁹, cioè 1 su 1 miliardo. Or a more common way of saying it would be 1 in 1 billion is the chance. Quindi una possibilità su 1 miliardo che questo succeda. A supporting witness was this man, Captain Robert Jameson. Allora, poi abbiamo dei testimoni a supporto di tutta questa cosa che questa storia sta raccontando. Uno di essi è l'ex capitano della aeronautica Robert Jameson. He was one of the maintenance officers that went out to each missile at Oscar Flight. Lui fu parte della squadra di controllo che andò a controllare ognuno dei 10 missili della Oscar Flight. The operation of each missile. Allo scopo di ripristinare il corretto funzionamento di ciascun missile. He was told by his squadron commander that these missiles failed during UFO sightings. Il comandante della base di aereo aveva riferito che questi missili erano andati durante l'apparizione dell'UFO. So he supports my testimony and he has done so on affidavit. Lui, Jameson, ha sempre supportato la testimonianza di Robert. Yeah. And the next gentleman was Colonel Arneson. He was a cryptographic officer on that evening. He was an officer. Cryptographic. Mm-hmm. Okay. Cryptology. Mm-hmm. Okay. L'altro testimone a supporto di quanto afferma la storia raccontata da Robert è questo tenente colonnello Hanson, praticamente lui era responsabile delle comunicazioni crittografate a base di nostro. Now he was responsible for receiving and sending all highly classified messages. E il suo servizio consisteva proprio nella, cioè lui aveva la responsabilità della rete di comunicazioni criptate, praticamente ricevere e mandare comunicazioni in cifra. And he recalled seeing such a message stating that UFOs were responsible for the shutdown of missiles. E lui ricorda di aver visto passare questo messaggio, che naturalmente sarebbe stato cifrato, perché era classificato, in cui si faceva stato che era apparso un UFO che aveva disattivato i missili. So he was not a supporting witness. E quindi è stato un altro dei testimoni a supporto di Robert. One of the reasons Jameson, I'll go through this quickly. Yeah. One of the reasons Jameson was able to recall that all 10 missiles at Oscar Flight were disabled March 24th, 1967 was because of this incident. Allora, una delle ragioni per le quali Jameson fu in grado di ricordare i dettagli di questo incidente del 67 fu... There was a truck driver driving
truck through Belton, Montana, which is about 30 miles southeast of Great Falls. Fu perché per via di un episodio in cui c'era un guidatore di un camionista praticamente che transitava nella zona di Belt, praticamente sempre lì nel Montana, non molto lontano dalla base. As he approached Belt, Montana, he see a bright light to his left as he was driving down the road, and it was following him, it was pacing his speed. Quindi lui praticamente quando si arrivò vicino alla località di Belt, vide sulla sua sinistra una luce molto, molto brillante che apparentemente procedeva alla sua stessa andatura. He stops his truck, gets out. Si ferma, esce, scende per dare un'occhiata. Sees the object land. E vede l'oggetto scendere. In this location it's called Frenchman Coulee. E vede gully or valley. Mm-hmm. E vede l'oggetto scendere in questa gola, questa Frenchman Coulee si chiama praticamente. Qui. He then calls the highway patrol and ask for patrolmen to help him. E quindi poi si rivolge appunto alla polizia stradale. The patrolman comes out, he sees the object and landed, and they both see it landing. E praticamente l'agente della polizia stradale conferma che anche lui aveva visto l'oggetto e lo aveva visto scendere in questa località qui. They decided to call the Air Force base. Quindi chiamarono la base dell'aeronautica di Malmstrom, appunto, to report it, per riferire il fatto. And the base sends Colonel Lewis Chase. E la base mandò il colonnello Lewis Chase. Lewis Chase. Il colonnello Lewis Chase. Lewis Chase does a complete investigation. He writes a long report. E lui ha fatto un accurato controllo e a seguito di questo ha redatto un rapporto molto dettagliato. Reports it to Air Force Headquarters in Washington D.C. E ha inviato questo rapporto al quartier generale dell'aeronautica a Washington. And sends a copy to this one. E ha mandato anche una copia a questo signore qui. This man was Edward Condon. Il dottor Condon, Edward Condon. In 1944 he worked for the Manhattan Project, the first atomic bomb project. E lui è stato un fisico di notevole spessore nel 1944 preso parte al progetto Manhattan per lo sviluppo della bomba atomica. In 1946 he was appointed the head of the National Bureau of Standards. E nel 1946 è stato capo dell'Ufficio Nazionale degli Standard. And that same year, he's accused of being a Soviet spy, a Russian spy. Ora, nel 1946 fu anche accusato di essere una spia sovietica da parte di Edgar Hoover, questo era il periodo della caccia alle streghe comuniste. By J. Edgar Hoover. And he lost his security clearance in 1951. Quindi, a seguito di questo, nel 51, lui perse tutte quante le nuvolostre di sicurezza. In 1966, nel 66, as a professor at the University of Colorado, come in qualità di professore all'Università del Colorado, a man visits him from the government and asks if he would like to have his security clearance reinstated. Fu avvisato da qualcuno del governo, non si sa bene chi, che gli chiede se per caso volesse riavere tutti i suoi posti di sicurezza. They only asked if he would also share the chairman of the investigative group that they want, the Air Force wants to investigate UFOs. E gli chiesero se voleva essere il capo di questo gruppo che l'aeronautica stava mettendo su per effettuare una ricerca definitiva su UFO. So he accepted the offer. Quindi lui accettò questa offerta. And the Air Force issued this order that you can see here. E quindi l'aeronautica emise questo ordine, this one. Yes.
mise questo ordine che potete vedere qui. And awarded the University of Colorado a research study on the UFO question on how it affects military facilities. Quindi praticamente questo qui è questo ordine che dice che, in poche parole, tutti quanti i rapporti UFO dovranno essere inviati all'Università del Colorado. We'll call this the Condon investigation. Quindi questa era chiamata la indagine Condon, Condon dal nome appunto del professore che gestiva, che guidava il gruppo. And in this order it states that the Air Force allows the Condon investigators to conduct an independent investigation without restrictions. Ora qui è scritto, in questo, sempre in questo ordine operativo qua, che praticamente la Università di Colorado avrebbe praticamente condotto questa ricerca in modo completamente separato senza, e non dovrebbe avere alcuna interferenza da parte dell'aeronautica. And all UFO reports in the possession of the Air Force, they will have access. E che avrebbero avuto accesso incondizionato a tutti quanti i rapporti di cui l'aeronautica era in possesso. So this is the Condon investigation began in late 1966. Così verso la fine del 66 cominciò questa investigazione da parte, questa attività investigativa di ricerca da parte del gruppo Condon. Have you seen the identification card there of Dr. Roy Craig? Allora, vedete questa qui è la carta d'identità del dottor Roy Craig. He was the chief investigator. Che era investigatore principale in questo gruppo di studio del dottor Condon. He never had any experience performing. E comunque non aveva alcuna esperienza in questo genere di ricerche. He was simply an instructor in chemistry at the University of Colorado. Era semplicemente un professore di chimica all'Università di Colorado. I don't diminish that, but still he had no investigative experience. Sì, non per sminuire il suo ruolo a livello personale, ma era comunque una persona che non aveva nessuna esperienza precedente in questo tipo di attività. Dr. Robert Lowell was the deputy to Edward Condon. Dr. Robert Lowell was the deputy to Edward Condon. Quindi allora qui abbiamo vedremo adesso una lettera scritta da il vice del dottor Condon che si chiamava Robert Lowe. So this was before the beginning of the investigation. Ancora prima che cominciassero le attività propriamente investigative del gruppo. And Dr. Lowe was already making excuses because he didn't believe in the reality of the UFO. E appunto quindi il dottor Lowe già cominciava un po' con il piede sbagliato dicendo io non credo che sta facendo degli UFO, scrivendo al dottor Condon. Now, as part of the agreement, the Air Force will provide officers at various Air Force bases. Ora, l'accordo con l'Università di Colorado prevedeva che l'aeronautica avrebbe messo a disposizione un certo numero di ufficiali a ciascuna base dell'aeronautica dove venivano effettuate queste indagini to assist in the investigation. Per assistere appunto il personale dell'università nel corso delle investigazioni, delle loro attività, insomma. In June 1967 there was a meeting of these UFO officers and the Condon investigators. Nel giugno del 67 ci fu un incontro con
officers. Sì, ci fu un incontro praticamente con l'investigatore del dottor Condon, che ufficiale dell'Aeronautica, che avrebbe voluto facilitare, diciamo, il loro ruolo sul campo. Colonel Lewis Chase was the base UFO officer of the Air Force Base. Il colonnello wrote this memo about that meeting. Il colonnello Lewis Chase era il capo di questo gruppo, praticamente lui c'è questo memorandum qui. Can you just read that? Yes. Quindi qui vediamo, è stato estratto questi due punti. Non c'è nessuna prova che supporti l'ipotesi che gli extraterrestri hanno visitato la Terra. B, certe idee che si sono verificate, che insomma è difficile spiegare per causa di dati concreti e o dati strumentali, praticamente, oppure lo stato dell'arte per quanto riguarda le procedure investigative. Cioè, certe idee strane si sono verificate solo perché mancavano casi e non c'erano procedure idonee. So, already Colonel Chase realized that this was going to be a cover-up. Quindi il colonnello Chase si rese subito conto che questa in realtà più che un'indagine seria obiettiva sarebbe stata una copertura. Not a real investigation. Non una vera indagine. But something the Air Force wanted to keep from the public. Qualcosa che l'Aeronautica voleva semplicemente usare per tenere lontana l'attenzione del pubblico. So here's a little diagram that shows Edward Condon, the chief investigator. And this is a man named Raymond Fowler. Quindi qui vedete appunto il dottor Condon, il capo investigatore Roy Craig. Questo qui è il colonnello Lewis Chase, il capo di coloro che avrebbero voluto assistere nelle politiche dell'università nel corso delle attività sul campo. E poi abbiamo questo signor Raymond Fowler. And Raymond Fowler was interested in the UFO subject, and in fact he was a manager for Sylvania Corporation. Allora, praticamente questo signore era un manager di una delle ditte che producevano work for Sylvania as a manager in electrical systems for the Minuteman system. Quindi questo signore appunto era un manager che per questa Sylvania, che era la ditta che produceva appunto per questi missili nucleari. So he had been working for him at Nelson Air Force Base. He had been working for him. Quindi lui, alla base di Nelson, aveva diverse persone sotto il suo controllo che lavoravano per lui appunto alla base. Who were aware of the UFO sightings, and in fact one of them had seen the objects. Tutte persone che conoscevano bene quello che si era verificato alla base di Mastro, di cui una proprio aveva visto con i suoi occhi il UFO. So he called up Dr. Roy Craig, who was the investigator, and asked to meet with him to tell him about the information he had. Quindi praticamente un giorno prese il telefono, chiamò il dottor Craig per chiedergli un incontro, perché gli voleva appunto raccontare quello che sapeva su questo incidente. Craig was the chief investigator for Condon. Craig era appunto il capo degli investigatori di Condon. And so they met, and it was Ray Fowler who told. Quindi praticamente si incontrarono e fu Raymond Fowler che told Dr. Craig about the shutdown of missiles was the result of UFO. E fu lui che disse a un dottor Craig che l'apparizione del UFO fu la causa della disattivazione di tutti i missili. So Dr. Craig decided to visit Nostrum. Quindi il dottor Craig, a seguito di questo, decise di effettuare una visita alla base di Nostrum. And speak with Colonel Chase. Parlando naturalmente con il colonnello
Chase. Per le tecnologie straniere,
Questa qui è la lettera in cui viene richiesta informazioni su quello che è successo, sulla disattivazione degli apparati durante l'attività UFO del 24 marzo 67. Questa è la divisione di tecnologia straniera della famosa Wright-Patterson, base Wright-Patterson dell'Aeronautica, e questa è la risposta del colonnello Chase, che dove dice che non ha nessuna conoscenza, non è a conoscenza di mancato funzionamento degli apparati durante l'attività, durante l'avvistamento dell'UFO. So after receiving that lie from Colonel Chase, Dr. Craig writes to Robert Lowe, the deputy of the Condon investigation. Quindi dopo aver ricevuto questa lettera, in cui il colonnello Chase mentiva dicendo che non aveva nessuna conoscenza del fatto, Craig praticamente scrive a Robert Lowe, il capo investigatore, su questo fatto. Robert Lowe was the only one on the Condon investigation who could review classified documents. Ora, Robert Lowe era l'unico del gruppo di investigazione dell'università che poteva avere accesso a materiale classificato. So he asked Lowe to ask the Air Force to review the Air Force investigation details. E praticamente lui aveva richiesto all'aeronautica di fare un'ulteriore attività di revisione per quanto riguarda il posto del rapporto investigativo. But Lowe says he asked the liaison officer in Washington, D.C., and they told him that it would be too highly classified for them to see the report. Ora la risposta che è questa qui a quanto aveva chiesto Craig praticamente dice che l'aeronautica ritiene che un rapporto fornire dati del rapporto di indagine avrebbe una classifica troppo elevata che avrebbe impedito l'accesso a questi dati da parte del team di Condon. So Dr. Craig and Robert Lowe decide to drop the whole thing. Quindi Lowe e Craig alla fine decidono di mollare tutta la faccenda. About the missile shutdown, both Echo and Oscar flight shutdowns. Tutta la faccenda relativa appunto al malfunzionamento che si è verificato a causa degli UFO di Echo e Oscar flight. Were never fully investigated, or those incidents were never fully investigated by the Condon investigation. Quindi il fatto è alla fine che questi incidenti non furono mai propriamente indagati da parte del gruppo della Università del Colorado, guidato da Condon, or included in the report. O mai inclusi in alcun rapporto. As a result, quindi, in January 1969, alla fine gennaio del 69, after the Condon report was issued, una volta pubblicato il rapporto del cosiddetto rapporto Condon dell'Università di Colorado, the United States Air Force decided to discontinue the UFO investigation. Quindi, a seguito di questo rapporto, l'Aeronautica degli Stati Uniti decide di terminare le indagini sugli UFO, cioè sostanzialmente il progetto Blue Book. And part of the reasoning was the Condon investigation. E parte di questo è stato dovuto al risultato dell'indagine del gruppo di Condon. Discovered nothing significant for the Air Force to continue their investigation. Le cui conclusioni dicevano che non c'era praticamente nulla di utile che si poteva derivare dallo studio dell'UFO. And they make the statement? No. E appunto concluse che nessun UFO, nessuna attività UFO che sia stata riferita, investigata, come si dice,
valutata praticamente da parte dell'Air Force, ha mai mostrato una indicazione, nessun segno di minaccia per la sicurezza nazionale. Ok, I have two more minutes, I'm going to jump ahead. Quindi se ho un paio di minuti vado rapidamente avanti, velocemente. I have many other stories to talk about, actually, let me play this one. No, avrei molte storie da raccontarvi, però adesso non posso, ma vediamo un video che potrebbe essere interessante. This is an animation of animazione. An actual video that was taken by Dr. Roger Jacobs when he was in Air Force as a lieutenant. Quindi questo praticamente è la canzone che è stata fatta, creata praticamente sulla base di un vero. Basic strategy involving nuclear weapons.
Ora, praticamente, naturalmente, loro in ciascuna di queste edizioni periodiche, naturalmente, descrivono quella che è la politica, tutte le politiche specifiche che riguardano questo tipo di armamenti. E quella, diciamo, il cardine è di mantenere quella che si chiama la deterrenza nucleare. Allora, al momento l'arsenale nucleare degli Stati Uniti è stimato a circa 13.000 ordigni. The destructive power of each is 300 kilotons to 1.5 megatons of TNT equivalent. La potenza distruttiva di ciascuno di questi varia da 300.000 tonnellate a 1,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. The bomb that destroyed the city of Hiroshima in 1945 was only 20 kilotons. Ora la bomba di Hiroshima, che ha distrutto Hiroshima, aveva 200 kiloton. E killed over 100,000 people immediately. E questa ha ucciso quasi immediatamente circa 100,000 persone. And another 100,000 died in the following years from radiation poisoning and infections from wounds, etc. E molte centinaia di migliaia di persone sono poi morte nei mesi e anni successivi a causa delle radiazioni nucleari, di post-nuclear e tumori che sono stati prodotti per le radiazioni, eccetera. The nuclear weapons I have, those missiles in 1967, were 800 kilotons, or 40 times greater destructive power of the Hiroshima bomb. Le bombe che avevamo installate su questi missili, appunto dove lavorava Robert, quindi ogni singolo missile aveva ordigni a bordo per una potenza totale di 800 kilotoni, cioè i missili di controllo ne erano 10. One megaton bomb destroy completely the city and county of Los Angeles. Basterebbe per dare l'idea una bomba di un megaton, cioè una milione di tonnellate di petrolio equivalente, distruggere completamente una città come Los Angeles. Ok, just move on. Andiamo avanti. We have this concept of nuclear deterrence, which is let me just give you a quick definition. Nuclear deterrence. La deterrenza nucleare. The concept of having an overwhelming number of nuclear weapons. Il concetto di avere, di possedere un numero enorme di armi nucleari, molto molto più di quello che potrebbe essere necessario, above that of any other atomic creation, molto al di sopra delle capacità di quello che potrebbe essere gli armamenti di qualsiasi altro avversario, available to deliver against an enemy target on short notice, pronti per essere lanciati contro un qualsiasi nemico in tempo molto breve, upon the fear of a possible nuclear attack, basato sulla paura e come risposta a un possibile attacco nucleare nemico. And with that capability, in case no other nation would attack our nation and risk full-scale nuclear. Il concetto della deterrenza è basato proprio su questo fatto, in modo tale da garantire che nessun possibile nemico possa mai azzardarsi impunemente di lanciare un attacco sulla vista pubblica. Questo è il concetto base. There are many flaws with that policy. Ci sono molte clausole in questa policy. There are now 9 nuclear nations. Ora noi abbiamo 9 nazioni in possesso di armamenti nucleari.
And there are other countries wanting to develop nuclear weapons. E varie altre nazioni stanno cercando di sviluppare armamenti nucleari loro. So the number of total weapons and the number of nations that possess them. Quindi il numero di singoli armamenti nucleari, il numero delle nazioni che li possiedono, has been increasing and will continue to increase. Non ha fatto altro che aumentare negli ultimi anni e sicuramente continuerà ad aumentare. Two of those countries, India and Pakistan, are currently at war with each other. Due di questi paesi sono India e Pakistan, sono quasi in guerra, l'uno contro l'altro. Saudi Arabia is currently in negotiations with the United States. Saudi Arabia. E l'Arabia Saudita ha dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. To develop a nuclear power capability. Per sviluppare una loro capacità nucleare. These are nuclear weapons, but still it is information that's vital to the eventual development of a nuclear weapon. Non si tratta in questo caso direttamente di armamenti, ma comunque sono cose che possono portare a produrre comunque armamenti. I'll just finish up by saying that. Allora vorrei terminare dicendo. I don't have a slide. No, per questo non ho una diapositiva. An astronomer, a very good astronomer, named Carl Sagan, wrote a book called Cosmos. Allora, l'astronomo americano Carl Sagan ha scritto un libro chiamato Cosmo. And he asked an important question. E lui ha chiesto, si è posto una domanda molto importante. The question was, who speaks for Earth? È una domanda fondamentale. Chi può parlare a nome della Terra? He states that if an extraterrestrial presence were to visit this planet, perché lui dice se mai una presenza extraterrestre dovesse mai visitare questo pianeta, would we claim that 10,000 nuclear bombs are what we have here to protect ourselves? Potremmo fargli presente che queste decine di migliaia di armamenti nucleari che l'umanità possiede è così, è qui per la usiamo per proteggerci? So as that question. Quindi lui ha posto questa questione, si è posto questa questione. What would we tell this extraterrestrial presence? Come potremmo spiegare questa possibile presenza extraterrestre? And who would tell it? Who would speak for the E chi potrebbe parlare a nome della Terra? Well, I have an answer. Beh, io una risposta ce l'ho. If all of you in the audience, se voi tutti quanti nel pubblico, would you adopt this value, doveste adottare questi valori, non fare acqui. Ciò che non vorresti fosse fatto a te. So if you were to che ci visita e ci chiede, ma
Who speaks for your people? Ma chi parla? Che who speaks for your people? Chi parla per la terra? You can say, I do. Possiamo dire, io lo posso fare. I do because I know in their hearts and in their souls, every human being wants to help others. Io lo posso fare perché so, conosco il mio cuore, il mio cervello, l'anima sa che ciascuno può e vuole aiutare l'altro. Ok, thank you. Grazie.